Ciao, ci troviamo nel castello di Monte Calvello. Siamo tra Grotte e Sipicciano, nell'Alta Tuscia Viterbese. Siamo molto vicino al Tevere e quindi molto vicino al confine del Lazio con l'Umbria. Questo è il panorama che si vede, un quadro sotto, ragazzi, che è proprio altissimo sul castello, nonostante. E facciamo il percorso al contrario, quindi noi queste cose in realtà le abbiamo già viste e facciamo un passo a tornare indietro. Qui sulla destra c'è il castello, quello vediamo anche dalle cappe dei cammini che sono tenuti bene, che dovrebbe essere la parte abitata al piano nobile che vediamo verso l'alto, e c'è questa piazzettina dove abbiamo una fontana. Prima comunque è interessante anche vedere questo palazzetto qua sbragato che abbiamo visto. Guardate che bel trave, e dentro si riesce a vedere proprio la vita di una volta, addirittura due cammini, vedete un cammino qua, un cammino sopra, e le mensole ricavate anche qua. E qui, col fatto che sia sbragata in questo modo, la scala di legno che sale al piano superiore, dà proprio l'idea del tempo fermato. Qua e là vediamo il materiale utilizzato, il tufo. E ci sono questi supporti per tenere delle fiaccole, probabilmente qualche sera. L'anello per il cavallo, fai vedere. È certo, Anche piccoli perché qua particolari. sotto c'era la stalla, quel pezzo c'è la Ah stalla. sì, qui sotto si scende dall'idea che ci sono delle stalle. Comunque, grande silenzio. Un posto dove si può godere della tranquillità. Vediamo sta fontana che probabilmente poteva fare anche da abbeveratoio. Quindi là che ci stanno Daniela, che so, piccionaie, quelle finestrelle triangolari su in cima. È per i piccioni? Non lo so, sono giornali, sono proprio buchi veri e propri. Vediamo il pavimento, vedete com'è fatto con questi mattoni messi di taglio? Sicuramente è resistentissimo, guarda, qui i mattoni messi per così, qui invece messi a spina di pesce e poi di nuovo messi in questo modo. Vediamo il portone con lo stemma. Sopra ci stanno quei due cosi di metallo, proviamo a provare a zoomarci, eh? Vediamo un po' che c'è scritto. Vedete che era intonacato e sotto l'intonaco si vede che è fatto sia a mattoni che a tufo. Sia a mattoni che a tufo, questi sono i materiali più utilizzati. Vedete qua anche all'ingresso, e c'è anche il peperino per queste parti qua in vista. E poi c'è questa pietra qua che non so di che pietra si tratta, quindi vedete come hanno utilizzato, adesso che l'intonaco non c'è più, si vede che hanno utilizzato proprio vari tipi di materiali, eh? In alcuni punti il pavimento è fatto di queste pietre di fiume. Allora, stiamo tornando indietro fino all'ingresso. Vedete questi edifici qua che probabilmente erano. Salve, buonasera. Buonasera. Certo. Perfetto, lo dice, va bene, lo segno, lo dico nel video così lo ricordo. Grazie.
La signora ci diceva che se uno vuol visitare all'interno bisogna contattare Anna Rita Properzi, e magari su Facebook uno la troverà e si può visitare anche all'interno. Intanto vi faccio vedere ancora le cose che abbiamo scoperto sempre a ritroso. Qui c'è questa decorazione, vedi Daniele, anche il particolare, probabilmente io faccio un'ipotesi, questo potrebbe essere una copertura per un film, capisci? Perché quando fanno i film non possono far vedere che c'è, perché storicamente non erano, e quindi da dietro è abitato, cioè c'era la tavola, cioè è tutto ristrutturato. Beh, alcuni punti, questa invece dovrebbe essere la cappella del castello, sì. Ok, la inquadro così, e qui ci sta la prima di una serie di finestrelle veramente, veramente spettacolari, si potrebbero proprio di finestrelle zen, perché comunque c'è una vista sull'altro lato, ma e qui c'è la serie di case che è di Monte Calvello. Allora vediamo, vedete anche da qui che bello che si vede la torre qua sopra, lo stemma che non ho inquadrato prima. Sì, allora adesso vi faccio vedere la vista da quest'altra. Ah, qui c'è una specie di stanzettina così. La vista da quest'altra finestrelle, che però sono ancora più spettacolari perché c'è l'arco. Dici che quando tira dalla montagna qua è dura, eh? Sì, perché si incanala il vento. Sì. Sì, perché se incanala il vento delle due vallate differenti, che c'è una pressione atmosferica differente. Sì, dalla parte di qua della signora Angelica si sente di meno, perché è più aperto. Lì si incanala tra le case. C'è il pittore. Sì, e la signora tedesca ha comprato una casa da tanti anni. Sì. Ah, e lei ha comprato questa qui, l'ha ristrutturata. Sì, perché qui questa dove è? No, la sua è la parte in fondo. Beh, sì, la signora. Allora, si dice che gli abitanti, c'è una signora tedesca e un pittore che dovrebbe essere il proprietario, che ci diceva la barrista che è un personaggio, un artista che ha lavorato con molti musicisti anche di alto livello e che alcuni mesi l'anno viene a vivere qua. Allora, qui avete visto, la vista è incredibile, ma anche gli archi che ci stanno sopra sono interessantissimi. Vedete che si vedono ancora le canne che sono state utilizzate per creare la base di questi archi. E poi quando arriviamo in fondo vi farò vedere la vista. Ah, qui ci doveva passare tipo dell'acqua, guarda un po', interessante. No, mai state. Ah, qui fuori, vedete che qui stiamo arrivando, questo che è l'ingresso, c'è un forno che sembra una casetta inquadrata, invece è proprio un forno fatto con tutta la cupola, anche molto grande. Inquadriamo anche il forno, che interessante. Vedete che qui ci stanno la pala da pizza già fatta, vedendolo così non si capisce che è proprio un forno fatto con tutti i crismi. Intanto vediamo anche l'ingresso, qui c'è una Madonnina e una fontanella. Allora, qui ci sta. Arrivederci. C'è una panchina. Andiamo a vedere pure l'interno del forno. Vediamo che ho fatto bene questo forno. A tutti i barbagane.
po' biroccata. Un po' piano sopra, sì, piano sopra. Il piano sopra. Va bene ragazzi. Allora ragazzi, se vi è piaciuto il video, lasciateci un pollice in su. Ciao ciao.